Isola 2018, ribaltone a poche ore dalla finale, i favoriti sono Nino e Amaurice. Secondo la SNAI i favoriti dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi sono il comico e il pallanuotista cubano. Questa sera in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finalissima dell'edizione 2018 del cancelletto Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto dalla presentatrice romana Cancelletto Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, il ballerino napoletano Stefano De Martino. Inoltre, come sempre ci sarà la presenza in studio degli opinionisti televisivi, la veneziana Mara Venier e il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello VIP, Daniele Bossari. La produzione del reality sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, in vista di questa sera, però al momento c'è il massimo riservo su tutte le sorprese che ci saranno in occasione di questa finalissima dell'edizione 2018 del reality. L'unica sorpresa rivelata è quella relativa alla location, infatti, non sarà l'idroscalo di Milano a ospitare la finale, ma l'ex area Expo a Rho. Quindi, diciamo che il conto alla rovescia per questa finalissima è partito e che l'ansia per scoprire il possibile vincitore cresce sempre di più. Ricordiamo che i primi tre finalisti sono Cancelletto Amaurice Perez, Nino Formicola e Bianca Azzei, mentre il quarto finalista, Video, verrà deciso tramite televoto e sarà uno tra l'ex Stefino Jonathan e l'ex Pupa Francesca Cipriani. Inoltre, secondo il bookmaker SNAI, il favorito per la vittoria finale è il pallanuotista cubano Amaurice, che se la dovrebbe giocare con Nino Formicola. Infatti, le loro quote sono rispettivamente di 2,75 e 3, da verificare se queste valutazioni rimarranno invariate nelle prossime ore. L'ex naufrago Craig Warwick, ho paura di Franco Terlizzi. A poche ore dalla finale continuano le polemiche sull'Isola 2018 di Alessia Marcuzzi. In particolare, a sollevarle è l'ex naufrago Craig che ieri è stato ospite del programma Domenica Live di Barbara D'Urso. L'inglese è tornato a parlare di quando Franco gli avrebbe detto che schifo, riguardo alla sua omosessualità e alla sua convivenza con un altro uomo. Ma non è tutto, in quanto Craig ha detto alla D'Urso di avere molta paura di Franco e che già quando erano sull'isola, lui aveva più volte affermato di aver problemi con l'ex pugile. Dunque, arrivati a questo punto, la D'Urso ha chiesto a Craig se ha paura di subire ripercussioni fisiche e l'inglese ha risposto di sì senza nemmeno esitare. Le ultime ore dei naufraghi in Honduras, siamo sopravvissuti. Intanto, tornando a parlare di Isola dei Famosi, i cinque naufraghi rimasti hanno trascorso le ultime ore su Caius Cookies e poi, si sono messi in viaggio per l'Italia, questa sera ad aspettarli che è la finalissima del reality. Tra bilanci e bagagli, non è mancata nemmeno qualche lacrima, per l'esperienza appena trascorsa, giunta ormai al termine. Inoltre, non sono mancanti nemmeno i riti d'addio, a Amaurice si è concesso l'ultimo tuffo in mare, invece, Jonathan ha donato il suo calzino delle esche alle fiamme, infine, Bianca Azzei ha scritto grazie sulla spiaggia.